amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'edizione numero 91 di WWF Genesis, l'ultimo episodio di Davide prima di Elimination Chamber. Mamma mia, siamo veramente a poche ore all'evento che potrebbe ribaltare la card fino ad ora di... Anche se poi diciamo che forse l'unico match che può essere ribaltato è proprio il main event in questo caso, ovvero Storm e Barclay per il titolo global, in quanto appunto The Slacon questa domenica, o se preferite fra poche ore, detto proprio spiccia spiccia, potrebbe sorprendere tutti laureandosi nuovo campione globale e rimischiando il tutto. Quindi... sì, è vero, è vero. Però questa domenica, Davide, l'evento si chiama Elimination Chamber perché avremo due Elimination Chamber. Una del roster di Civilization, sì, che appunto annuncerà il primo sfidante al titolo di campione All Star in quel diverso evento, appunto. E vedremo se Andy Turner difenderà il titolo dall'assalto di Catastrofi alla Chamber. Vero, vero, anche quello. E poi avremo un'altra Chamber. Poi avremo la Chamber tutta basata su niente più di meno che Pesla Jerry, in quanto Tommaso Cappelli, dato diciamo la sua direi elevata sportività, potremmo dire, in certo senso, si è cacciato un po' nei guai perché Boy Orton lo ha praticamente purgato quando Ismael vinse il Fatal 5 Way match. Sì. E praticamente Tommaso arrivò e lo attaccò in modo abbastanza brutale. Però un Boy Orton che secondo lui è stato appunto Tommaso Cappelli, se vi ricorderete, settimana scorsa a far fuori Ismael. Sì, a far fuori Ismael. Secondo te chi è stato? Ma secondo me è stato Roxon e QGD. Però sì, anche secondo me. Non voglio dare ragione a Tommaso, però non so se sia stato effettivamente lui. Questa sera, ragazzi, però avremo tanti bei match, appunto Tommaso Cappelli contro Ismael, ma anche il titolo del Vision Palio, in quanto Michael Chandler lo dovrà difendere dall'assalto di Aris del Pinto. Sì. Poi avremo la semifinale, vabbè, detto bruttissimamente, però vabbè, la semifinale del Legendary Tournament dalla parte di Genesis, che ci darà l'ultimo finalista che andrà direttamente a WrestleMania contro niente più di meno che Michael Thompson, e il vincitore, ricordiamolo, potrà avere una title shot da sfruttare nel main event di SummerSlam. Quindi tanta roba, cavoli, sì, sì, cavoli. Poi il match anche... in questione, non ho annunciato il match, il match in questione è Roxon contro Steven. Io andrei con Roxon in questo caso, però anche io. E poi un gran match che a Davide piace tanto, Seren Sharon contro Karen Blake. Forse più per Karen Blake che per Seren Sharon, diciamo. Sì, abbastanza. Poi il nostro main event, lotteto, che sarà Barclay contro The Slacon, proprio appunto in vista anche di Elimination Chamber. E anche perché Slacon, vi ricorderete, spero di sì, nel match a coppie sottomise Barclay con l'Anaconda Vice. Quindi diciamo tanta che roba, è un match secondo me che poteva essere fatto anche una settimana prima. È vero che settimana scorsa abbiamo avuto quel tag team match, però secondo me farla adesso potrebbe, non so, aiutare tra virgolette Storm, viste le condizioni fisiche che potrebbero essere precarie dopo il match di Slacon. Non lo so, sai, perché questo Slacon è in grande forma, ragazzi, cioè poco da dire. Va bene, però affrontare tre giorni prima Barclay e poi tre giorni dopo Slacon, Slacon è Storm. Non è facile, sì, in effetti. Però secondo me il nostro amico Slacon credo che potrebbe veramente, secondo me, cambiare le carte in tavola. Vediamo. Non so se sei non la vedo un po' dura, però potrebbe essere ma secondo me io ho speranze in Slacon, sinceramente. Sì. Non tantissima, però un pelo, diciamo. Cioè, ecco. Intanto, per la destra di questa è una grande opportunità,
Eh sì, a proposito di speranza, un uomo che vuole avere speranza è quest'uomo qui, perché da quando ha perso il titolo diciamo che non è che abbia di certo ritagliato molti regni del buco, a parte questo match stasera per il titolo television. Oh, chi se dovesse battere Michael Thunder, potrebbe in un certo senso rilanciarsi in qualche modo. Quindi... è vero, anche perché interromperebbe un regno lunghissimo che, se non sbaglio, va da o da agosto o da settembre, comunque sia quello di Michael Thunder, quindi è un regno davvero notevole il suo. Sono otto mesi, quant'è? Abbastanza. Michael Thunder, che diciamo che ha... diciamo che comunque si è cementizzato col titolo in un certo senso, quindi... mamma mia. E Aristide però, ragazzi, ricordiamolo che è un lottatore molto velenoso, quindi io, se fossi Michael, starei molto molto attento, specialmente alle sue tattiche truffaldine, in un certo senso, dai. Sì, perché... è vero, è vero. Vedremo un po' che succederà. Il match ha inizio proprio adesso, ragazzi. Il primo match di Genesis dell'ultima puntata prima di Revolution Chamber. Mamma mia, subito clinch, ovviamente vinto da Michael Thunder, in quanto molto più potente fisicamente. Aristide qui ha fatto un attimo un errore, secondo me, buttarla sul piano diretto, ecco. Vediamo. Sì. Continua con questa presa al braccio molto dolorosa fatto uccidere il braccio di Aristide, veramente. Qui Aristide sbaglia perché va di clinch con Thunder, che è più alto e più forte di lui. Intanto, La sleppata, quella è un cazzottone chiusissimo. Oh, attenzione, però Michael Thunder! Mamma mia, bello, lo schiena! Schienamento, uno! Niente. Una bomba di potenza retroversa qui di Michael Thunder, che però porta il conto di una, Aristide, mamma mia, STO. Però, molto non vorrei che avesse... questa Aristide. Sì, però non vorrei che avesse usato qualche manovra irregolare qui per far per colpire Thunder, scusate. Qui presa molto alla caviglia. Sì, particolare quella di Michael Thunder, che oggi è più tecnico del solito, diciamo. Sì, sta cercando di smontare Aristide pezzo per pezzo, diciamo la verità. Prova che Aristide è un jawbreaker, ma non va a segno. Michael Thunder, ti da più di pugnato, no? E poi che fa qui Thunder? Divertiti! Mamma mia. Bravo Thunder. Però Aristide con questo jawbreaker si libera, ma qui sbaglia qui. E si cucca la ginocchiata in the face. Ginocchiata clamorosa di Michael Thunder, che poi tenta di rialzarlo, ma Aristide il pinto. Uno. È sempre molto Aristide lesto, ragazzo. Di nuovo sbaglia. Però qui. Poi ancora un'altra ginocchia. Aristide. Non so, sembra annoiato, secondo me. No, deve cambiare strategia, secondo me. Qui prova, sì, ok, bella ginocchiata, che Michael Thunder ha perso tempo a, diciamo, bearsi col pubblico. Però, Aristide deve un attimo tirar fuori la testa dalla sabbia, secondo me. Sì, secondo me deve tentare le mosse anche a lungo raggio. Possibility. Perché sì, soprattutto stando troppo vicino può incorrere, attenzione, qui tanto uno può incorrere nella manovra di potenza di Michael Thunder, no? Sì, infatti, schienamento iper mega velleitario quello di Aristide, che porta il conteggio di sbaglia le misure. Infatti si incavola, Michael Thunder! Triple Thunder! Brutta figura qui da parte di Aristide, comunque... cioè, si è fatto gabbare come il primo degli arrivati, cioè veramente. Qui prova a colpire Aristide, ma Michael Thunder, no, super kick! Oh, mamma mia! German suplex! Rilasciato, sì, ragazzi! Aristide, se non ti svegli un attimo, Michael Thunder ti fa fare una figura di N di quello incredibile. E la sta facendo, Andiamo Davide. Qui. Oh, neck yes! Sì! In pieno, è finita! Uno, due. No. Niente da fare, ragazzi. No. Si continua. Resiste Aristide, però. Deve anche, secondo me, rimettersi in carreggiata subito. Thunder Hand! Gli è arrivato un colpo di fulmine in faccia. Uno, due, no. Mamma mia, ragazzi. Non proprio in faccia, però poco ci manca. Sì, però Aristide, seriamente, cioè adesso o ti rimetti in carreggiata o ti fai contare fuori, cioè almeno fai una figura migliore, detto onestamente. Sì, bello però questo bel prega. Sì, dai, poi dai, ci prova Aristide? Sì, vuole anche lui
Una ginocchia. No! No! No, cerca... sbaglia, no, sbaglia. Sì, ma cercate di rubargli la mossa. Beh, una in realtà questa è la mossa che seguiva precedentemente Aristide, quindi non so se gli ha rubata. Vabbè, dai. Però diciamo che gli si è ritorta contro. Qui prova una buona barra al braccio. Anche se con Michael Thunder io sinceramente andrei più a colpire sulle gambe. Sì, in effetti. Perché... eccolo qua. Colpa alle gambe. Appunto. E poi... oh, dito degli occhi. No, vabbè, dai. Che bastardata, però. Sì, ma sbaglia. Perde tempo, dai. Jobbreak! Alla Christopher Brandt con Michael Thunder. Cioè, sì, però non puoi prendere... perdere tempo con uno come Thunder. Come che passo? Dice, oh, no, vabbè. Sì, arbitro però squalifica, no, eh. No, non esiste. Schiaffone qui intanto, ancora pugnazzi. Vediamo, lo fa correre. E però Aristide non è molto convinto. Cioè, sembra che non abbia voglia. Cioè, sinceramente, non lo so, boh. Oh, vediamo qui, flip! No, power bomba. Ma sembra che non abbia voglia Aristide stasera di combattere. Beh, cioè, però aspettiamo a dirlo, perché ora vuole tentare il tutto per tutto. No, conosciare un banotte. Buonanotte, una ginocchietta galattica. Però Aristide è ancora in piedi. Forse si è aiutato con le corde, prima. Sì. Adesso... e qui intanto headlock, takedown, questo... insomma. Sì. Una tagliola alla testa che... non so, ecco, sì. Io stavo dicendo, non so se faccio eccessivi danni, infatti, ecco, il Thunder si è liberato immediatamente. Se l'inglese, però, brava Aristide. No, 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 brava Aristide, vediamo. Oh, Estio! Estio, attenzione, ci potrebbe essere lo schieramento, ma non ci prova. Non, proprio non prova lo schieramento. Di nuovo, no, di nuovo, di nuovo. Buonanotte. Beh, che errore. Buonanotte. Dragon Suplex. Cioè, ragazzi, Aristide, Thunder ha battuto gente anche come Steph Andrew, John Pranzo e Sean Fee, di certo non i primi arrivati, quindi... secondo me devi fare molto di più per impensierirlo, per quanto mi riguarda. Oh, vediamo, e poi questo, no. Questa è una manovra che potrebbe mettere fine veramente alla chance di Aristide. Oh, mamma mia. Si fa anche un po' verso in mente, chiaramente, Michael Thunder, però a questo punto del match il colpo ovviamente l'ha subito molto di più. In tutti i sensi Aristide. Sì, ma Michael Thunder si può dire che non ha subito una mazza in sto match, dai, diciamo la verità. Ah, sì, cioè, alcune infatti... buone manovre, ok, però non è che manovre così tanto incisive che lo possano preoccupare, diciamo la verità, cioè guardalo. Se sembra che non abbia. Sembra che non stia neanche lottando quasi. Sì, in effetti. Oh, dai, carica, stiamo però... troppo. No, insomma, cioè, non è possibile. Thunder, vabbè, ma qui è comunque Thunder superiore a Aristide Pinto, cioè c'è poco da fare, Non è che però... è neanche troppa colpa di Aristide, secondo me, perché ogni scambio l'ha vinto Thunder. Oh! Braccio teso sotto la gola qui di Aristide, che forse si ripiglia, manovra qui, vabbè, abbastanza irregolare, lo tiene anche per i capelli, ma... però... vabbè, lo va a schienare. Uno! Sì. Niente. Ciao. Proprio... Addio sogni di gloria. Prova questa gomitata sulla schiena. Però almeno ci sta provando, guarda, ancora. Teso, ancora sotto la gola lì. Sembra aver messo un bel mirino, sì. Però sì, però guarda Thunder che gliene rifila due al prezzo di uno. Come le offerte del corpo. Ancora! Vabbè, no, no, Aristide, no. Però cambia un po' l'arsenale, perché sennò veramente li capiscono tutti. E qua? Adesso qui Michael Thunder ti distrugge con questo neck break. Mamma mia. E il problema di Aristide è sempre quello, poi l'arsenale di mosse è molto limitato. Sì, in effetti. Vediamo. Uno! Due! No, reagisce. Sì, reagisce, però secondo me non ne ha più. Oh, come te la qui alla zona oculare, attenzione. Aristide approfitta. Un pugnazzo. No, ancora. No. Mamma mia. E qua è stato bravo col Thunder, però, perché vantaggio di posizione lo aveva Aristide. Ma anche Aristide secondo me non ha sfruttato al meglio il vantaggio. Adesso è tutto il neck breaker di Thunder. Però il secondo Thunder me qua breaker. La colpa non ce l'ha Aristide, nel senso l'ultima occasione, perché è stato bravo Thunder, dai. Di Aristide ha tentato la sua mossa. Sì. Non l'aveva tentato un po' di tempo. Posso quindi dire la verità, io Aristide in sto mezzo. Oh! Vediamo se le serie di pugnazzi. Questo è un Aristide che. Vabbè, diciamo che è un po' più l'Aristide che siamo abituati a vedere. E stasera non lo so, sembra svogliata Aristide. Non so se hai la stessa impressione. Però vabbè, vediamo. Oh, uppercut! Secondo me più che svogliato è proprio Thunder, che è nettamente superiore. Non lo so. Cioè Aristide, non lo so, sai. Aristide, sai, combattere con pesi leggeri qui, però ragazzi, qua squalifica netta,
arbitro, sì, vabbè, cioè, dai, gli ha cavato il buco palesemente, infatti qua non ci vede più Thunder, sì. Mamma mia. Sì, però vabbè, te l'ho detto, manovre regolari di Aristide che forse sono le uniche che possono attualmente salvarlo. Vediamo, qui lo ributta all'interno. Attenzione, perché grazie, qui Aristide può fare il colpaccio, eh. Attenzione! Vabbè, ma con un Michael Thunder mezzo accecato, cioè, voglio dire, diamo proprio un calcione, però no. Michael Thunder lo prende, lo fa correre contro l'angolo. Poi Aristide, dai, non ti puoi permettere questo errore. Calcione nella zona. Però gli ha tirato un calcione nella zona dove l'ha colpito prima e continua. E ancora lì a martellare, oh, imperterrito, impassibile Aristide del Pinto, questo, cioè, veramente costante. Questo è un po' più l'Aristide che ero abituato a vedere, dico la verità, eh. Andiamo, sì, però che sbaglio, Thunder prende male le misure. Oh, mamma mia, oh mamma, anzi, mia, che colpo. C'è lo schermetto, è finita, forse. Uno, due e tre, no! No, 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 Thunder, no, si è, no, salvato. Ma l'ho visto giù Thunder, qui l'ho visto giù. Secondo me gli ha inferto un bel danno all'occhio, qua. Potrebbe, sì, proprio non vedo benissimo Thunder, lo prova a lanciare, vediamo che se ci riesce. Ancora colpo lì, un altro. La gola soprattutto, Davide, perché sti colpi magari è un po' ripetitivo, Aristide, però se poi si porta a casa il match dobbiamo stare zitti, Vabbè, quello sì. Cioè, nel senso, capito, che uno... Oh, però... Però Michael Thunder, che mi sa che si è rotto le taniche, lo prende, sì, in consegna e lo choke back breakerizza. Mamma mia. Niente da fare, quando Thunder ingrana... Thunder sta combattendo praticamente quasi senza nocchio, si può dire. Sì, veramente. Occhi chiusi! Finita. Ragazzi, mamma mia. Andiamo a casa. Però Thunder stupidamente non lo chiude. Questa è una mossa stupida di secondo me voleva provare la Thunder Hand, ma Aristide lo ha, diciamo, aspettato il VAR, in effetti. Lo so, chi... secondo me chi poteva chiuderlo, aveva tutto il tempo necessario. Invece forse si sta anche un po' giocherellando, dice, tanto Aristide non vincerà mai. Però è un errore, In effetti, perché comunque ti ha fatto un danno. Attenzione! Appunto, il match com'è potuto cambiare, Davide? Mamma mia! L'ha preso! Mamma mia! Mamma mia, ancora la gol. Beh, Aristide, lo schermetto! Oh, campione television! Uno! Due! No! Oh, mamma mia! Qui Aristide che non rischio. Ci crede, veramente. Che rischio qui per Michael Thunder, però. Secondo me se lo becca col Shining Wizard potremmo veramente avere un nuovo... Non penso che lo vada a beccare. Il problema è, però, evitare la Thunder Eccola qua. Thunder! Mamma mia. Andiamo a casa. Uno, due, no. Com'è possibile? Incredibile. Fatto che Michael Thunder dice, ma what the fuck? Ma che sta succedendo? Però adesso è ancora abbastanza rincoglionito, secondo me è stato incredibile al tappetino. Vediamo qui. Un altro calcione alla testa. Qui Thunder può chiudere il match, dai. No, attenzione! Pugno chiuso al costato qui. Vediamo. La puttenza di Michael Thunder. Chiude il match. Lo ha murato letteralmente. Sì. Però Aristide, bravo qui. Oh, colpo al braccio. Bravo Aristide. Che riesce. Però un po' più costante, ragazzi. Oh. Vai. Aristide non ce la fa più. E questo è un problema, se vuoi andare in alto. Oh mio dio. Aia. Rip il braccio. Ma se vuoi andare in alto Aristide è difficile secondo me per lui. Che fa adesso? Si bea con il pubblico che però ovviamente non è dalla sua parte. Sì, ma si bea, cioè, in un match dove ha avuto un piccolo sprazzo di dominanza. Però del re... ciao. Eccolo qua. Terzo Thunder Hand. E questa è la finale, questa chiude il gioco direttamente, ragazzi. Andiamo a casa. Uno, due e tre. Michael Thunder si dimostra un campione combattivo in tutti i sensi fino alla fine. E qua devo dire che in un paio di circostanze ha rischiato palesemente. Però Aristide ha lottato male. No, Aristide cioè in alcune fasi del match mi è sembrato pure più svogliato. Cioè non lo so, Vabbè. Certo che però se è un atteggiamento così durante i match, non so se nel ranking di Genesis vai molto avanti, sinceramente. Però sai, onestamente, ha vinto un titolo per Seggeri praticamente all'inizio, quando, cioè, dopo che era arrivato. Quindi sì, secondo me
è un nome da tenere sotto stretta sorveglianza, anche se oggi non ha fatto la miglior performance della sua vita. Quello è vero, quello è vero. E vabbè, comunque Michael Thunder riconferma, anzi, campione television, mamma mia, e il suo regno continua ad andare avanti. E mo a sto punto comunque, a sto punto forse adesso... Michael, tenterei la scalata, dai. Sì. Io sinceramente, guarda, ti dico la verità, prenderei vacante il titolo television e mi butterei per il titolo internazionale. Sticca, dopo comunque... Lo so, però Davide, stai dimenticando il rapporto tra Boy Orton e Thunder stesso. Non è dei migliori. Che vuol dire che se tu fai così favorisci Orton, il tuo nemico, tra virgolette, no? Sì, ho capito, però qui Michael è una vita che ormai è campione, quindi può anche dire... Anche Boy Orton non può dire altro, sinceramente. Però così dimostri di essere un grande campione. Se tu togli il titolo e magari vai per il titolo internazionale e sbagli e perdi i match, è un rischio, Capito? Prima o poi uno deve rischiare, sennò... Cioè, sennò non andrei mai avanti, sinceramente. Quindi... Lo so, però secondo me... Se hai quella cintura devi lottare fino alla fine. Poi dopo perdi il titolo, ok, e via. Però secondo me adesso come adesso, magari dopo WrestleMania potrebbe puntare, o a WrestleMania stesso potrebbe puntare al titolo internazionale, ok? Ah sì, anche sì. Però... sì. Tanto signori, l'uomo che questa domenica dovrà a poraccio. Sì, difendere la cintura nell'Elimination Chamber, quindi siamo tutti con te, Tommy. La Real Fingir è con te. Sta palesemente mettendo questo nuovo, ma vabbè, dettagli. No, sta molto anche. No, comunque un Tommaso Cappelli che, diciamo, non è stato neanche favorito, diciamo, con i numeri di ingresso nella Chamber, in quanto sappiamo che l'ultimo ad entrare sarà proprio il male. Sì. Però magari entra per quinto, quindi alla fine. Vabbè, mica male come numero. Vabbè, dipende però quale gente c'è dentro, quanti colpi subisci, perché se c'è sicuramente, se ci fosse piena la gabbia, credo che il primo che cerca di far fuori è appunto Tommaso. È vero, sì. Il più attualmente pesante, peso leggero. Il più pesante, il più stronzo è il campione. Mamma mia, eccolo qua, l'uomo che sente le voci, signori, mamma mia. Sì. L'uomo che potrebbe questa domenica coronare il suo sogno uscendo dall'Elimination Chamber con il titolo pesi leggeri alla baita. Sì, mamma lui mia. In passato, se non sbaglio, non ha mai lottato una chamber. Non vorrei sbagliare, ma mi sembra di no. Addirittura pensa, Martin Johnson vinse la chamber 2 anni fa, se non sbaglio. Sì, e andò per il titolo global. No, o era il titolo ancora WLF che poi si è trasformato in titolo global, una cosa del genere. È passato un po' di. Era di Ismael. E Ismael lo riuscì comunque a difendere, sfruttando il fatto che la sera stessa Martin Johnson avesse comunque già lottato un match, appunto, l'Elimination Chamber. Sì, diciamo che di certo non è uno dei match più leggeri della storia, ecco. No, modo di... Però Ismael è comunque uno, ragazzi, che sa reggere la pressione, secondo me, Non è comunque Ismael, così. Ex Money in the Bank, ex campione WLF e primo campione global, poi campione television e di coppia. Quindi anche mica ca. Cioè, onestamente, ok che era un po' crollato nel ranking, però ragazzi, è un palmarès comunque abbastanza importante, Ismael. No, ma infatti io non vedo, sai, il problema è che Ismael ha vinto tanto all'inizio titolo WF, no? A parte che era lo stesso titolo, era lo stesso regno, ok. Sì, vabbè. Però molto all'inizio. Quello è vero, in effetti. Ora intanto qui un calcione da parte di Tommaso che va a colpire. No. Però potrebbe ribaltare il tutto, questa domenica. Tommaso invece titolo europeo e titolo, appunto, pesi leggeri. Hardcore, se non mi ricordo. Hardcore anche, sì. Bravo. Memoria di ferro, raga. Bravo. Davide, memoria di ferro.
Mamma mia, qui però memoria di ferro anche Tommaso Cappelli, appunto, che gli sta spremendo i neuroni letteralmente come un'arancia. Vediamo, c'è da dire che Tommaso comunque è anche furbo, cioè anche Small, però Small a volte si perde in un bicchiere d'acqua. Mamma mia, che botta! Ha tirato praticamente una spiera al ginocchio, possiamo dire. Allora, lo stile di Tommaso, che poi è molto, cioè probabilmente uguale a quello di Aristide, no? Però Tommaso, secondo me, ha qualche mossa in più nella sua faretra, qualche freccia in più, e la sa utilizzare. Aristide è un po' caciarone, secondo me. Sì, Aristide va anche molto, secondo me, col tempo, tanto qui l'ulti express, secondo me. Perché anche stasera abbiamo visto sì alcune belle azioni, però tanto tante belle, alcune belle azioni, però la maggior parte del match sembrava manco, come dire, ma che sto qua a fare, tipo, sì, cioè, veramente. È vero. Russian Leg Drive. Questa Elimination Chamber per il titolo PSG Rimikasa, perché poi ci sono lottatori fenomenali, come Stefendru, Ferrer e Dodger. Cioè, potremmo vedere azioni talmente estreme che un peso leggero finisce sulle bocche di lupo. Potrebbe morirci malissimo. Sì, in effetti. Attenzione, e questa, Davide, potrebbe essere una cioè una cosa molto importante, la potenza di Tommaso, comunque superiore a quella degli altri. Tommaso, che tra l'altro mi sa che anche, oh mio Dio, Flapjack, che mi sa che sia proprio veramente lui, forse anche un pochettino fuori dal limite di pesi leggeri, però vabbè, dettagli. Secondo me, se mangia un po' di più è fuori, te lo dico io. Quindi deve stare anche molto attento. Può essere, in effetti, tanto che prova a staccargli ovviamente il capocchione. Non è una presa in giro, ci mancherebbe. Non è, no, però nel senso, è un peso leggero, no, tra virgolette, più grande. Oh, pugnazzo, pintato, mamma mia. Non c'è storia qua, Cobra Clay. Tommaso qua dimostra di essere comunque nell'uno contro uno molto più forte di Small. Perché Small magari con Brian Rade all'angolo è diverso. Io però sbaglia. Sbaglia però. No! Counter! Counter! The world! No! Non ci credo! Uno! Due! No! Mamma mia! No! Che rischio! Mamma mia, veramente! Dal nulla! Hai visto? Appena si è rialzato Tommaso, subito! Oh, guarda! È la voce, te l'ho detto, la voce ha detto, vai, colpisci! Colpisci, muovere forza! E ha detto di andare sul paese, secondo me è minchione, chiunque abbia detto sta cosa. Però vabbè. Dipende. La voce è minchione. Attenzione. Questo passeggio mica non sta. No, ma segno! Wow! Veramente! Pensa, questo sente veramente le voci positive, Altro che. Oh, con un'arra carrana proprio che non è di certo il massimo stilisticamente, però vabbè. Vabbè, comunque su Tommaso che è grosso. Devi. Calcione, pugnazzo, no! Oh, colpo basso! Vabbè. Colpo far rodeare tutto il corpo, Davide, non era facilissimo. In effetti. Non è di certo molto, molto semplice, però qui Tommaso lo prende. Questa, lo ripeto, è una costante che appunto potrà essere ripetuta nel corso del match della Chamber. Questa la manovra che ha eseguito prima Tommaso, fatto magari sulle bocche di lupo, potrebbe mandare veramente KO tanti, dei pesi leggeri. Tanto qui, tanto qui, ragazzi, tornate sul ring, perché appunto c'è il conteggio che sta andando avanti. Ma Tommaso che gli frega poi? Tommaso gli difende il titolo tra 3 giorni, può anche vincere per conteggio fuori. Ma alla fine anche Ismael, cioè, sconfitta per contatto, vabbè. Però sai arrivare alla Chamber avendo battuto. Oh, c'è perché Tommaso qui sbaglia! Tommaso sbaglia! Oddio! Oh, erroraccio qui di Tommaso Cappelli! No, la potenza Tommaso qua si fa vedere. In effetti. Pugnazzo però di Small! Pugnazzo! Calcione! Diritti! Le voci gli dicono qualcosa! Invoca i poteri occulti! Mamma mia! È pronto! Cos'è la messa? Vabbè, sarà qualcosa simile, vabbè. Oh, che body slam e tossata! Mamma mia di Tommaso! Per cane rabbioso! Sì, questo è come se fosse in effetti un animale, però vediamo qui. Vediamo! Oh, Ismael! No. Oh! Pronto per la grega! E ora è pronto Ismael, Ci sono gli estremi per gomitata, qua. Gomitata! Oh! Dai che andiamo a Berlino. No, vabbè, adesso non esageriamo, però andiamo comunque alla Chamber con una vittoria Ismael. Su, faccia però il bravo. Ismael non lo so, secondo me si sta perdendo. Vediamo. Beh, è saltato bene, dai. Sì,
però l'hai sbaccato, eri male, scusa. Sì, la vuole fare proprio da nulla, come prima, capito? Forse sfruttando però... un errore di Tommaso, eccolo qui! Forse adesso! No! No, cosa fa? No! Aveva tutto... Hai capito aveva cosa vuol fare? Fatto, sì. Vuole fare l'inverter backbreaker. Oh. Sì, ho capito, però... Su uno come Tommaso, che ti carica così... In effetti con Dodger te lo sei permesso. Cobra Clutch. Slam down. Di Tommaso che va a chiudere il match. Sì. Andiamo uno, due. No, invece no. Mamma mia. La Genesis è comunque molto ricca, eh. Siamo a tre giorni, quindi c'è grande rischio di infortunio. Sì, invece questi riescono a mostrarci grandi performance. Ce l'ha in canna. Sì, nuova battaglia anche Tommaso. Se batte anche Tommaso è clamoroso. Uno, due. Mamma mia. Non gli ha coperto tutte le spalle come si doveva. E tutte le spalle, madonna, spalle a Tommaso. No, nel senso, vabbè, la spalle molto spalle. Più importante rispetto a quelle di Smart. Vabbè, coprire anche Tommaso, non è che... Oh, vomitato qui! Pugnetto! Vomitato con un calcione sbaglia, da... Sbaglia, fatti Tommaso, che però, non riesce a, diciamo, ribaltare questa situazione, vediamo... sì, si riesce adesso, però... si mette male, vediamo Ismael cosa fa? Serie di scambi all'angolo, nessuno vuole essere messo sì, a muro. Però il problema è che Tommaso, come detto prima, sbaglia qui. No, tutto per dirti. No, niente. No, qui ha sbagliato, ha avuto un attimo di esitazione prima. Sono volato a entrare la ginocchiata invece. Si è anche accartocciato alle corde, Ismael. Mamma mia. E Tommaso dice: mi hai fatto sanguinare, adesso ti faccio sentire il mio dolore. Faccio sanguinare da un'altra parte, diciamo. Cobra Clutch è finita. Sì. Ismael ci ha provato, però Tommaso un po' troppo superiore. Uno, due e tre. Il campione fatto. Vince, ma attenzione perché tra tre giorni avrà la sfida della vita. Cioè difendere il tiro pesi leggeri in una Elimination Chamber è forse una delle cose più difficili che si possa mai incontrare sul proprio cammino. Sì, anche perché ti ho detto, se dipende anche comunque, diciamo la verità, anche qui un po' a culo l'Elimination Chamber, siamo onesti. Se ti trovi contro tanti pesi leggeri o comunque tanti avversari in questo caso, potresti subire un gang attack di quelli cattivi che ti potrebbero far fuori subito, quindi... Sì. Tommaso dovrebbe entrare o col numero 4 o col numero 5. Ma io nel dubbio non entrerei. Vabbè, no, per forza entra. No, se dici così ti va a entrare uno col numero uno. Fallerei la cella che si entra alla fine dopo Ismael. No, poi l'unica cosa è che Tommaso ha il vantaggio della potenza fisica, che non è una cosa da poco. Sì, quello è vero perché sulle, ripeto, nella chamber, specialmente sulle bocche di lupo, può fare veramente male. Quindi tanta roba, direi. Mamma mia. Vabbè, Tommaso quindi dimostra anche con i fatti di essere un grande campione, anche se poi oggi il tiro non è in palio, ma tra tre giorni dovrà dimostrarlo ancora meglio, no? In questa scena. Sì, e ancora di più, direi. Sì, mamma sì, mia. Ancora di più. Dai, oh. Tanta roba, dai. Sono curioso, mo'. Sì, anche io. Tra poco, ragazzi, ci appresteremo a vedere il match tra Serena Sharon e Karen Blake. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi. Eccoci pronti alla seconda parte dell'odierna puntata di Genesis. Mamma mia, sono in fermento, Davide, per questa Elimination Chamber per il titolo pesi leggeri, Non so te. Il titolo pesi leggeri secondo me che potrebbe veramente... Forse posso buttarla lì.
strapparci il match della serata dell'Elimination Chamber per i pesi leggeri. Vabbè, beh, sarà sicuramente più spettacolare, dai, dell'altro. Poi magari l'ho tirato a fare un match di Emmy. Però vabbè, spero di no, dai. Mamma mia, no, vabbè, ma che vergogna, non si può iniziare. Eccola qui, eccola qui, Serenity, Sharon. Ma perché? Alziamoli, li addrizziamo, no. Li facciamo addrizzare. I pupazzetti, i pupazzoni abbracciosi, che bello! Si percepisce una nota di ironia. No, veramente... Ah, lo faccio così bene che non si percepisce. No, c'è il migliore però. Appunto, lo faccio... Vabbè, Bimbi Minchia, se ne usciranno per Bimbi Minchia, quindi giusto. Ma quando è che la licenza è nostra donna? No, domanda. Ma una che ti entra così, come fa a licenziarla? Ma la dice... giusto. Cioè, è carnevale. È carnevale, giustamente, poi entra con le Buffie, sì, no? Boh, siamo a carnevale, boh. Da marzo in poi che diventa... Però... Rinfreschiamoci i corpi e l'anima. Sentata la stragonfiata questa. Vabbè. Beh, diciamo che servo per me. Vorrebbe... Anche quello, per chi non vorrebbe gonfiare Kremlin, cioè, dipende in che modo. C'è che anche chi vorrebbe essere gonfiato da Kremlin. Vabbè, sì. Anche. Però diciamo che chi vuole gonfiare, cioè non è che ci sono altri, cioè molti modi, sì, però io la preferisco quando entra con l'altra taera, quando non deve lottare, che l'altro dà molto più spazio all'immaginazione, qua deve essere un po' più sportiva, quindi sì. Però Karen, con tutto rispetto, con il match in fretta, perché a me sarei diciamo un maggior rotto le sinceramente. Io sai, cioè Karen Beck, se non vale addirittura il debutto singolo a Genesis, non vorrei sbagliare, ma sicuro? Addirittura dopo 5-4 mesi dal draft, perché lei comunque era stata non infortunata. So perché, appunto, sai che non mi ricordo sinceramente. Si era infortunata, Davide, quindi addirittura dovrebbe essere sì. Perché lei è tornata, se non sbaglio, da Rumble, quindi per forza questo deve essere il suo debutto a Genesis. Dovremmo andare a ricontrollare, che non mi ricordo, ma secondo me è il debutto è il secondo match, ecco, perché per i due sicuramente non ne ha fatto. Mamma mia, l'avversario ora poi è già contro, già ragazzi, mamma mia, dai. Serenity Sharon che è già praticamente, non dico morta, però poco ci manca. E invece ora Garrando, te l'ho detto, non è una così Serenity Sharon. Sì, però questa secondo me Karen ci sta giocando anche un po', Sei masochista. No, ma secondo me sta un po' testando, braccio teco, ecco. Non dico che non ci sia storia, però vabbè. Oddio, con l'interno coscia, per essere non volgari, diciamo. Sì, la Fusy Bite era questa, che era. Scusate, spero. Era il morso della vabbè. Devo andare a prendere un fazzolettino per asciugarmi le lacrime, non pensate mai. Mani su, vabbè. Mani in alto. Le mani sono in alto. Vabbè, tanto pugnato qui. Mamma mia, però sì, vabbè, se Serenity Sharon prova a reagire, ma boh, cioè, vabbè, ecco. Cioè, come sempre. Se ti trovi davanti una bimba minchia da una parte e dall'altra una donna di quelle che ti fa casca il mondo soltanto a guardarlo. A guardarlo. Non solo il mondo le casca. Sì. Oh mio Dio! Oh! Ah, e poi non dico che Karen Blake si è tornata a quella dei vecchi fatti, però secondo me. Se non ci sta anche giocando, dai. Come dici te? Ma ti ho detto prima. Oh, spezza. No! È riuscito a ribaltare il tutto, sarei diciamo con questo. Sì! Cos'era il pugno della chicco? Però a schienare vediamo niente ragazzi. Mamma mia, vabbè, prova la flex forse, vediamo. Sta aspettando al VAR, ma ci ha messo tantissimo, ci ha messo troppo, dai.
Owen Breaker. Dunque bello, bello questo di Karen Baker, sì sì, molto molto intelligente. Poi si bea. Adesso su un po' di, secondo me la inattività l'ha fatto un po' ingrassare. Oh, Black Dream, ciao, rip, finita. Infatti noto che è un parco, diciamo, culturale abbastanza più grande rispetto all'ultima volta. Adesso è cambiato, eh sì, veramente. Vabbè, dettagli, sì, ciao, parenti. Brutta fine qua, vediamo. Oh. Ed è giù, questo sul protetto all'esterno. Ma c'è poca storia, ragazzi, fino adesso, cioè alla fine Karen Black è nettamente superiore, la storia lo insegna. Sì, infatti, cioè lo si vede anche, direi, abbastanza letteralmente, ecco, per non dire, per non essere peggiori. Vediamo con un calcione, però dai, Serenity, una manovra a segno, un buono la puoi portare. Sì, ciao. Però qui era giro, però Dropkick, bello. Beh, bello, dai, Sarah Sharon sta un po' rispondendo alle critiche, anche se di strada da fare ce n'è molta, E vuole il pubblico, vuole il pubblico, vuole i fan, i piccoli fan, i piccoli funghetti. Trova nel bosco, lei va nel bosco, no? Trovare il funghetto. Prova la reazione qui, Serenity. Tutti i bambini vogliono fare un Blake. Io non ti credo che. I bambini di oggi forse, dai. Non vanno più con la televisione come una volta, vabbè. Qui intanto. Chiama gli scemi, sono già materiale. Vediamo. Oh, però qui Karen Blake sbaglia. Viene sgabbicizzata. Sono già duri. Ma perché? Duri, no, in quel senso, duri che già affrontano la vita. Attenzione qui. Ciao. È finita. Vediamo. German Suplex. Mamma mia. Noi ridiamo e scherziamo, però seriamente, cioè, Serenity Sharon. Sto facendo un po' una figura di M, diciamo la verità. Come il discorso Michael Thunder Realistic, comunque Karen Black è nettamente superiore. Ecco appunto. L'hai detto. È nettamente superiore, è vero. Però non lo schiena. Non la schiena. Ma secondo me non la siena neanche, perché dice sta guardando, ma seriamente, cioè, la vuol far soffrire Bex, checkmate sì. No, mi ero andato confuso. Uno, due, no. Incredibile, se ne Sharon dimostra la grande resistenza, però stavo pensando altre cose. Sì, vabbè, resistenza. Però prende i piedi, quell'altra è morta per terra. Ha subito tante mosse, cioè devi dire anche quello, non puoi negare l'evidenza. Vediamo, pugnazzo, vabbè. Pugnetto. Passato per pugnazzo. Pugnetto è brutto. Passato c'è una pugnetta, faccio un vecchio posto. Però vabbè, vediamo qui, prova. No, niente, la rilascia. Aveva. Non lo so, ce la poteva spettacciare contro le transenne, non lo so, contro. Ma lei è leale, perché deve tornare. Ma leale cosa? Ma io ti sparo in un ginocchio, ma stiamo scherzando. Dai. In una telecronaca pubblica, se lo ricordi. La licenzia, la licenzia non so. Oh mio dio, ecco, oppure Karen Blake, ma no, oppure Serenity Sharon, mi sa che per quella fine. Oh, no, schienamento! Vabbè. Uno, due, però fammi schienare. Sì, ma pure, cioè, vorrei essere Serenity Sharon adesso. Posizione statica dell'albero visto. Vabbè. Ok, vediamo chi prova questo. Cioè, vabbè, gomitato. Sono contro di uno. Karen Blake ci ha scherzato pure troppo, però è il momento di chiudere, Karen. Perché attenzione, perché se ti prende con l'Arcplex, non dico che ti fa male, però. Sì, ha preso! L'ha preso! Vai, arbitro! Uno, due, no! Che disdetta per lei. Solo per lei. Se ne ha un'altra in canna, direi che sarebbe il momento di sparare. Sbaglia, vado al paletto, vola! Tolgono l'acqua. Ma dai. Qui se ne diciamo si è ammazzata, cioè veramente. Va a rubare addirittura. Uno, due, tre! No! Se ne diciamo dice di no. Sì, però. Diceva di no.
E ora si cucca tutto in da face. Oh, Palmeron dove? No, la Palmeron. Oh mio Dio. Aia, aia. Che botta. Allucinante. Vediamo qui. L'interruttore. Uno, due. No, 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 no. Questo Palmeron, che se non erro eseguiva anche Shane al debutto, se non erro. Se non ricordo male, lo eseguiva ancora, Walker. Vabbè. Anche vero, c'è cioè, quindi una manovra molto violenta. Beh. Stile violenta, stile sì, già. Sì. Stile giappo, voglio dire. Però. Ecco, Remek forse ha implementato qualche mossa in più, però per dimostrare di essere superiore ancora di più alla, a tutte le altre. Evidentemente sì. Perché sta mossa non l'ho mai vista eseguita da lei, Però qui un dropkick sbagliato in pieno di Karen Blake, che sì, perché se non si sposta, però Probabilmente Davide ha visto molte lottatrici dall'Oriente che seguono queste tecniche qui. No! No! Il pussy smash che non va a segno. Pussy bite. No, pussy smash è più bello. Dai. Ok. È un pugnato figo, diciamo. Vabbè, quanti doppi sono segnati in 5 minuti? Ma vabbè, se ne ti Sharon prova a suicidarti. Qui se ne Sharon ha detto ora o la va o la spacca. O la va o mi spacca. Single no, swim. Invece la spacca. La spacca, in due però. Vediamo se la riporta sul ring, se riesce, perché vedi. Karen non è facile da portare sul ring. Te l'ho detto, Karen si è, secondo me si è anche un po', diciamo, non si è ingrassato, ma su muscolatura, che arriva un pochettino più grosso rispetto a prima. Si è gonfiata in tutto, prendiamo. Vabbè. Queste battute da caserma del signor Filoni. Cioè, beh, però ragazzi, dire. Che stile. Carra Blonde potrà anche piacere, però Karen Blake c'ha più classe. Vabbè, raga. Diciamo che è una scelta dura, Molto dura. Oh, definito. Anzi, spezza colpo. Ah, forse sul ring preferisco. Anzi, tolgo il forse, preferisco Karen Blake. Vabbè, Karen Blake dal punto di vista del palmarès. A Carla Blonde diciamo il pussy bite. Oh madonna, cioè, ma che mossa. Uno, due, dice togli, sì, cioè solo Sarah Sharon non poteva apprezzare una cosa del genere, dai. Non capisco un cazzo, ce l'ho detto. Oh, Black Stream, mamma mia. Però non diciamo, la chiude qui. Però finisce. Però forse si è parato Serenity. Vuole il supporto e nessuno lo supporta. Piace, c'è il bambino lì in prima fila con la maglietta bianca che esulta insieme a lei. Mi consenta. Volevo vincere il match, Serenity. Perché mi consenta? Non lo so, non lo so. Attenzione qui Karen Blake. No, colpo basso, di Serenity. Asplex. No, vabbè. E tutti hanno un'anima nera, non puoi, cioè veramente. Vabbè, dai, se ne c'era fatto bene, dai. Mica come biasimarla per un colpo simile. Vabbè. Tutti vorremmo fare un colpo simile così. No, molti vorremmo. Basta! Oh, e attenzione perché qui c'è la chance, sì. Sì? No? No? Perché? Perché non ci ha provato? E forse voleva prenderla, però Karen Blake si sta divincolando. No, ma secondo me si è proprio sbagliata. Se ne di Sharon, non so. Cioè, forse vuole tentare un'altra mossa. Ok, vuole tentare un'altra mossa. Se è la Clex, lei è lì. Tabella da prendere, troppo violenza. L'ha presa per il braccio, forse voleva prenderla per il braccio e poi trascinarla. No, no, chi si suicida? Chi si suicida, Serenity? Vediamo se va a segno. No, ci ha ripensato. Ci ha ripensato, ha detto forse è meglio che non volo, sennò faccio un atterraggio di quei brutti. Andiamo, la butta al suolo e spezza gamba qui. Dai, forse Serenity è riuscita a rimettersi un attimo in carreggiata. Andiamo qui, ciao, no. Ciao. Via, vai giù. Hai detto ora la schiena. Uno, due e tre. Cioè, dovevi schienarla 3 anni fa, Karen Blake, comunque. Va bene sofferenze e tutto, però avresti dovuto vincere già da tempo. Ma che ci vuoi dire, Karen Blake? Ma che ci vuoi dire, Karen Blake? No, Karen Blake niente. Però, no, perché sai, c'è un appuntamento con lei, quindi siete un po' sbrigati. Ma cosa vuoi avere un appuntamento con lei? Ma vada via, va. Lei è geloso, è invidioso. Sì. Lei ce l'ha questo Renti Sharon appuntamento che però peggio. No! perché dovrei averlo Sharon, sinceramente? Non lo so, le piace così tanto la Serenity. Vabbè, allora,
tu vuoi il Rablon o il Karen Blake, diciamo, mettiamola così. Uno, ma io una... dubbio... no, tutte e due no, non si può. No, nel dubbio le fondi insieme così. Non si può. Vabbè, la prossima puntata di Genesis scopriremo la situazione sentimentale di Davide con una delle due, dai. Karen Blake o Sarah Blonde, vedremo un po'. Magari chi ce l'ha. Attenzione, Karen Blake ha preso il microfono. Cosa vuole? Cosa vuole sta donna? Il microfono dove... Ti ho vista signora della notte. La settimana scorsa una stella ha brillato più di qualsiasi altra cosa. Sei riuscita a brillare luminosa in questo cielo oscuro. Che poetica è diventata. Poetessa pure, ma torna. Se fossi un uomo direi. Ritiro quello che ho detto. Di chi sta parlando? Sì. Non ne ho la più pallida idea. Lady of the Night l'ha chiamata. Signora della notte. Sembra anche un po' interdetto da queste frasi. Sotto trame lesbo nel frattempo, proprio. Praticare. Non lo so. Già a questo punto. A chi? Sta a digare. Avete fatto un tiro di canna per toccare tu le vabbè, altro che. Ci vuoi unirti a noi? Ma cosa? Ma what? Non capisco. Karen Blake sta invitando qualcuna nel suo, non so, nel suo gruppo amici, ecco. Attenzione, perché sono molto curioso. Lei sa, quindi lei, questa Lady of the Night già sa perché si sta riferendo, che si sta riferendo a lei, insomma, Karen Blake. Non ho la più pallida idea. Yeah. Karen Blake è stata... ma è Lady Denise. Stava riferendo a lei, hey, forse? È Lady of the Night. Attenzione, ragazzi. Non lo Lady so. Denise. Credo proprio di sì. Mi ha appena crashato il cervello, sinceramente. Non ho capito quello che vuole Karen Blake, però. Stavo che... Vabbè. Secondo me la sta un po' prendendo in giro. No, non lo so, perché... Boh! Io non ci giurerei, perché mi sembrava... Secondo me sembra, se c'è la Karen Blake è un po' strano lì, però boh, vediamo. L'American Chicks lo voglio subito sto club. Ci voglio entrare anch'io. Vabbè, andiamo in America. Dobbiamo andare in America fra qualche giorno, quindi ci sta. In effetti diciamo che Lady Denise è rimasta un po' come noi. Dici, ma che cavolo, allora, sì, cioè, come ti permetti, stai fuori di capoccia, fumi, Infatti. What? In realtà un legame c'è, cioè, senza neanche chiamarla per il nome, Lady Denise si è presentata. Sì, ho capito, però... Cioè, in effetti, io sinceramente sono rimasto un po' come... sono rimasto un po' interdetto. Che cacchio sta succedendo? Cosa si è fumata Karen Blake? Karen Blake ha veramente... una più del diavolo per ottenere le luci della ribalta, quindi... Sto cercando di darti... io lo so di... Vabbè, stiamo per... Ok. Non dico robe brutte, non mi chiamo signor Filoni, mi scusi, Vabbè. Mamma mia. In effetti Lady Denise ancora... ciao! Buonanotte! Beh, è quello che pensano un po' tutti, diciamo, anche se poi Karen Blake va sul ring forte, non è che... Sì. Diciamo che sa fare entrambe le cose. Quindi... Se ti unisci al mio club, la WWF non sarà troppo grande per te. Cioè, questa è una presa per i fondelli, però, perché comunque non è che vedi a una WWF più grande. Questa frase può avere molti sensi, tra l'altro. Infatti. Tra l'altro. Stai mentendo! Può essere. All'inizio comunque ha una grande dose di personalità, dobbiamo ammettere. Sì, anche. Forse accetta? Ok. Ma non mi sembra che l'ha convinto questo. Non lo so, vediamo. Che cavolo succede?
In effetti Karen Blake sta quasi sorridendo, diceva, questa già ce l'ha in pugno. Ci sta pensando però, eh. Beh, cavolo, quindi... entri in un team con Karen Blake, vai a dire, cioè, attenzione, vediamo, dice... No, ma perché? Lady Miss non accetta, ovviamente, l'invito. Sì, Karen Black era già pronta a palparla, hai visto? Detto, e poi, Lady of the Night, la signora della notte, sotto forma di questo calcione. Mamma mia. Se vediamo anche Kick quindi... of the Night. What? Perché? Il calcio della notte, dai. Oh. Vabbè, un calcione devastante di Lady Nice che atterra Karen Black. Io penso che Lady Nice abbia sbagliato oggi. Perché la WF è vero che... Sinceramente, non... Io avrei accettato la proposta, cioè dico la verità, perché comunque, vera amica come Karen Blake che apre le porte. Cioè, non voglio dire. Abbiamo visto con Ellen e Kimberly, ok? Che Ellen, vabbè, ora in una situazione un po' strana, però comunque nella zona main event di Genesis, quindi... Ma potresti anche pensare a Tech Team Division con Karen Blake. Anche, è vero. Comunque è forte, perché ragazzi, anche... non è che dice che ma comunque una come Karen Blake che va nella Tech Team Division gli danno un match subito. C'è Dodger Steven che tra poco dovrà combattere contro Roxxon nella seconda semifinale del... No, che gli porta sfiga, dai! No! Infatti... Sì, sta dicendo sì, ma... Cioè... E qui uno Steven con le palle, Oh, ragazzi, c'ha una chance incredibile. La mia... Dodger, sì, in effetti... Benedizione. Dai, non porta sfiga Dodger, dai, poraccio. Dai, gli ho dato fare gli auguri, come dire, vabbè, tanto ora si fa fare la figura di merda, dai, su. Vabbè, ma una volta che Dodger... Scusami, tra questi due già... Non c'era buona... un buon rapporto ultimamente, ma secondo però... me Dodger qui me la racconto sinceramente, però vabbè, ecco qui intanto il Tabalown e uno fra Roxxon e Steven appunto andrà a WrestleMania contro Michael Thompson e il vincitore vincerà tra l'altro il titolo leggendario comunque che permetterà al vincitore appunto di sfruttare la title shot nel main event di SummerSlam. Cioè, ripetiamo, main event, quindi non è nel match. Qualunque sia il titolo, ovviamente è uno dei due titoli più prestigiosi, quindi o il titolo global o il titolo star. Però anche se il titolo star non rientra nei main event, magari in quel periodo sarà il main event, diciamo così. Questo però non so se il campione può avere la scelta come proprio o può sfidare il campione del proprio roster o deve anzi sfidare no, il campione no, del proprio roster. No, è per entrambi, l'hanno detto chiaramente. Errore tattico allora. Quindi Davide credo... può andare anche a magari Steve, per dite, vabbè, non vincerà mai, però Steven vince il torneo, diventa campione leggendario e andrà nel main event di SummerSlam magari per il titolo star. No, ti immagini Steven a WrestleMania, vince WrestleMania, vince SummerSlam, diciamo la verità. Il carriere è un sogno, però diciamo che i veri leggendari potrebbero essere Michael Thompson e Roxxon, cioè sì, certo. Io paradossalmente sai che ti dico però di più Thompson, sì, anche Thompson secondo me vuole vincere per andare a SummerSlam e vincere finalmente questo benedetto titolo massimo che gli è sfuggito di mano troppo a lungo, però dobbiamo mettere in conto però che Roxxon deve passare ancora per quest'uomo. Certo, non sarà un passaggio credo eccessivamente difficile, non per mancare di rispetto a Steven, però sì, non mi sembra l'atleta più adatto a battere un Roxxon in semifinale, ecco. Diciamo così, sì, diciamo che ha vinto per culo contro David perché John Franco ci ha fiorito, quindi in un certo... però ha vinto e stasera non credo che riuscirà a ripetere il miracolo, sinceramente. No, infatti. Comunque ricordiamo Davide che a Elimination Chamber avremo anche David Johnson contro John Pranzo tra 3 giorni, Vero? Non ce lo dimentichiamo, vero. Perché forse posso dire forse il match un match avreste in mena questo. Io con i nomi coinvolti sì. Magari non nel periodo storico migliore, però con i nomi coinvolti sì, in effetti. Oh mio Dio, eccolo qua Steven. Oh, è carico però, ragazzo. Si sente galvanizzato dall'essere arrivato in semifinale. Vediamo.
è quello che mi dispiace, perché se poi arriva così carico e poi perde, sai il morale come ti scende. Poi va da Dodger e che dici? Cioè, avevi ragione. È come quando sei con una ragazza che sei subito euforico, poi quando devi fare il momento euforico fai cilecca. Vediamo qui. Oh, clinch vinto però. Clinch vinto da Steven. Vediamo. Beh, Steven è più alto, cioè, alla fine è anche più forte secondo me, sì. Però Roxon, ecco. Roxon non è così pesante, quindi Però compensa con cattiveria, ecco, tutto ancora lì. Mamma mia. Dragon Suplex. Questo fa male, Vediamo però. Lo prende e spezza gamba. Sì. Non proprio una mossa ideale per uno come Roxon, però Beh, se continua a mirare lì c'ha un senso, altrimenti tentativo qui di Cutter invece di niente. Oh, però bravissimo qui Steve che ribalta tutto, ginocchiata, pugnazzi, i pugnazzi sono di Roxon, Steve. Tutto qua. Sì, in effetti. Vediamo ancora qui un calcione qui di Roxon che colpisce. Però Steve sembra aver studiato, Vediamo qui. Che si allora, Steve non è così scarso, diciamo che non è di certo il lottatore più forte della terra, diciamo la verità. Però forse non l'ha preso bene, infatti Roxon dice vabbè rialzali dai. No, Steven secondo me è caduto sulle ginocchia, quindi si è, diciamo, si è dato il rimbalzo in un certo senso. Vediamo qui, lo fa correre. No, Steven, che erroraccio. Di nuovo. Ciao. Di nuovo ci sta giocherellando qui Steven, però che tenta la reazione, vediamo un po'. Attenzione, forse gli ha messo del trailer negli occhi mentre colpiva. Pace tanto dai, però Roxon è abituato a sti colpi. Vediamo, prova un tentativo di big boot, è andato a vuoto però, perché Steven lo para, calcione. Pugnazzo, no, deviato. Spear! Diciamo che dai, sono colpi duri. E quindi per uno come Steven, secondo me. Short DDT! No, ma qui c'è la sapienza di FMO in questa mossa, però, Sì. Uno! Due! Mamma mia, sono qui che rischio per Roxon, Mamma mia, veramente qui. Non ci credo. Vuole già vincere. Ci ha provato a fare la double aim, ma mi sa che Roxon mo gli chiude il fuoco in faccia. Si fa Stunner! Ripper Snapper! Se preferisci. Mamma mia. Uno! Non ci credo. Non ci credo. Sul beccato, Di nuovo! Roxon dice uno! Steven Superman oggi. Sì, veramente. No, ma il secondo schienamento che ha fatto Roxon in questo momento è stato uno schienamento un po' meno. Sembra Roxon ha sottovalutato l'avversario, Lo stava prendendo un po' in giro, infatti adesso mo inizia col piede, secondo me, con cattiveria, perché dicevamo detto mo mi hai rotto le balle, mo. Inizia a fare diserio, ecco qua. Non c'è storia quando Roxon ingrana. Protezione Steven! Con la potenza pettorale. Pettorale. Le muscoli pettorali. No! Fai il minchione, dai! Cioè, hai una chance incredibile, ti metto a fare un minchione. Una cosa, Davide, ma non ti sembra un po' più forte del solito Steven? Nel senso, secondo me si sta allenando non con Dodger, ma con FMO. Può essere, sì, è vero! Però queste sono le mosse di Roxon. Non può essere, perché comunque uno Steven diverso contro David, nonostante l'interferenza, secondo me non avrebbe vinto, Dai! Sinceramente, andiamo qui. Dici che avrebbe vinto? Non lo so. Mamma mia. Oh, mamma mia. Qui per Roxon sbaglia, deve chiuderlo. Sì. Un mezzo terribile. Uno, due, no. Non c'è il tre. No. Steven fa sul serio, Noi a riderci sopra, ma a prenderlo in giro. Ma diciamo che lo prendiamo un po' in giro, perché comunque secondo me non è un avversario all'altezza di Roxon, cioè, con tutto rispetto. Però è la quarta. Ciao.
come fa a resistere? È la quarta, sì. Non può resistere. Siamo... Uno, due. Stai levando! Non ci credo! Il pubblico è anche sbalordito! No, Roxton qui sta perdendo il senno, la ragione! No! Steven è la costante che resiste, non ci credo, è possibile! Cosa fa più Roxton? La stringe anche a Vinny? No! No, no, Steven dice di no! Dice di no! Attenzione! Calcione! No! La batta giù! Short delle tese! Sì! Dai, no, lo prepara, ce l'hai canna, ce l'hai vena! Double! Non ci credo! Uno, due, e tre! Ce l'ha fatta! Steven Batman! In uno dei match più importanti di WrestleMania! Andiamo a Berlino, Peppe! Andiamo! No, perché sto dicendo andiamo Fabio, mamma mia, non ci credo. Cioè ragazzi, oh, io ve lo dico che si è rilanciato la carriera con queste due vittorie, però ha battuto nell'arco di poche settimane due dei top name della federazione, cioè se lo voglio dire, è vero che uno con interferenza, però l'ha battuto. Ragazzi, a questo punto posso dirti la verità, va a WrestleMania contro Michael Thompson con il mamma mia, guardalo, ma qui c'è dietro la Tamiotti, come sai, come hai detto tu, che poche balle, altro che mamma Dodger mia. E secondo me Dodger qualcosa ha scoperto, non vorrei, ma secondo me qui Dodger sta rosicando, sta rosicando palesemente. Mamma mia ragazzi, incredibile vittoria di Steven. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo per il nostro main event che vedrà Barclay contro lo Slacom. Echo star is a crossing room. Trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to me. Resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow gun. Thoughts set off on the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. Mamma mia ragazzi, torniamo dopo la grande affermazione, anzi vittoria. Affermazione mamma sì, mia, però non è conferma, perché comunque credo, sia signori. Steven ha vinto e non ce l'aspettavamo. Mamma mia, veramente. Andiamo a Berlino, regà, andiamo a Berlino. Mamma mia. Anche se vabbè, verso Vienna non è proprio a Berlino, però dai. No, però ragazzi, avremo mamma Michael mia. Thompson contro Steven. Finale del Legendary Tournament. Tu pensa, se dovessi vincere Steven la finale, diventare leggendario. Cioè, te rendi conto? Ragazzi, Steven nel terzo match più importante di WrestleMania. Io non voglio dire, però secondo solo al main event, ovviamente. Se tutto è confermato, Storm Barclay, o comunque Slacon Storm Barclay, credo a sto punto. Perché se dovesse vincere Slacon, il match All Star, ovviamente per il titolo All Star, fra Apocalypse e buonanotte Apocalypse. Sì, oh, c'entravo. No, perché c'è la voce di Apocalypse, allora mi confondo delle volte. Vabbè, Catastrophe o Andy Turner contro il vincitore dell'Elimination Chamber e poi la finale del Legendary Tournament. Diciamo che questi sono i tre match più importanti, dai. Più importanti alla fine, poi, non che gli altri maschile. Poi magari le Divas ci saranno match importantissimi, però ovviamente non sono come questi, ecco, diciamo così. Sì, ma io la butto lì, uno dei match papabili secondo me sarà Karen Cardiff contro Kimberly per il titolo Divas.
perché non credo onestamente Ellen che Ellen ce l'ha. Dici? Ma secondo me Ellen non lo so. Beh, in passato Ellen ha battuto due volte, quindi quello sì. Però questa Kimberly la vedo diversa, sai? Sì. Sinceramente. Può anche farsi squalificare. Ellen... Sì, appunto. Direi che potrebbe succedere. Però sinceramente Ellen non la vedo così, come posso dirti, con quel pronta. Killer instinct da appunto da poter battere una pluricampionessa e anche parliamoci chiaro, futura leggenda come Kimberly. Ma io penso che Pizzutellona sia stata consigliata da Karen Cardiff, poi alla fine fai questo match, sì. Tanto so che Kimberly batte Anderson, ma comunque io ce l'ho con entrambe e vado a sfidare, capito? In effetti. A meno però, che signori... Akira, scusami Davide, non perda contro Aida. Vero. E allora lì Karen Cardiff potrebbe anche dire, vabbè, non che non poteva battere Akira perché già l'ha battuta, però sai, Akira Brestermena contro una, cioè secondo preferisco andare contro Aida. Sì, in effetti. Oh, tanto spirti, mamma mia. Però ragazzi, torniamo al match, perché noi ridiamo, scherziamo, ma quell'uomo lì vestito di rosso, il più piccoletto dei due, tanto che bella sarà. Vabbè, non è che ce ne siano altri di atleti vestiti di rosso. Ce l'ha Bill. Sì. No, però quell'uomo qua, noi ridiamo e scherziamo, diciamo che secondo noi non può vincere. Però può ribattare tutto, ragazzi. È tutto possibile, ragazzi. Elimination Chamber, che magari uno può dire, ma tanto vinceranno i campioni. Sì, comunque ci sono comunque due Elimination Chamber, dove sì, in effetti. Dove noi diciamo che una non è per il campione, vediamo uno non è per la scusa della cintura, una, ma quindi è comunque un pretesto per vedere il pay per view, secondo me. Sì, diciamo che l'unico match che potrebbe appunto essere, oh mio dio, Flapjack, sfasate appunto il main event, che abbiamo avuto l'annuncio appunto Storm Barkley, però c'è l'incognita Slackon, quello è il problema, perché diciamo gli altri non sono ancora stati annunciati, appunto, dato che spallata, mamma mia. Beh ragazzi, quest'anno mamma probabilmente mia. Anche a questo punto Bernie contro Dett, perché Bernie probabilmente è come se avesse accettato. Vero, ecco, sì, ecco, in effetti c'è anche quello da considerare, appunto, ecco. Annunciato da un po', tra l'altro, è quello secondo me. Poi settimane. Vediamo. Oh! Mamma mia. Quasi lei quando sta puntando sulla rissa, Non so se sia una buona idea, sinceramente, ecco. Sì, però questo è oro che cola per Drew Storm. Parliamoci chiaro. Innanzitutto mette antipatia tra i due, magari dovesse vincere Slagon, pensa un po'. Fatto. Insicurezza in Barley. E poi magari Drew Storm troverà di fronte una. Oh, attenzione! Oh, GTS! GTS! No! 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 Oh, non ci credo! E Anaconda vai, forse? Oh no, non dirmelo! Ce l'ho chiuso! Sta per cedere! Ma questo non è ceduto, No, non è ceduto. No, forse era movimento per liberarsi, non per cedere. Non lo so, sai! Non lo so! Però il mare al baraccio, Ragazzi, questo uomo veramente. Sì, ma guardalo! Potrebbe cambiare. Mamma. Che. Sì, in effetti. Diciamo che si trova contro attualmente i due più forti della federazione. Sì. Quindi, veramente. Ragazzi, se li cosa ha fatto? Ragazzi, comunque, se li riesce a battere, sì. Bisogna fare un monumento. Cioè, veramente. Ma comunque Slagon, essendo anche un peso leggero, lotta a viso aperto contro anche i giganti. Questa è una cosa che ben pochi possono fare, Sì. Andiamo qui. Tanto. Neck break. No. Non so se è una buona idea, Slackon, attento. Five star, si vola. Attento. L'ha aspettata al varco, Barkley. No, fastball punch. Non lo chiude perché sa di aver già la vittoria in pugno. Cioè, sto Barkley è veramente sicuro dei propri mezzi. D'altronde, se vuoi andare contro, diciamo, Storm, ora come ora, poi vedremo il posto di Elimination Chamber. Però lo devi essere, poche balle. Sì. Sbaglio. No, Slagon, questi errori non li puoi fare, anche perché ti spezzi l'osso del collo, la colonna vertebrale, tutto, T'ammazzi. Cioè, ti ammazzi praticamente. Ho la scenografia qui, però, Se non Barty sta provando questa tecnica e la vuole utilizzare contro Storm, perché è già la seconda volta che la segue.
Sì. Il problema è che Storm è forse alto come Slack, però è largo. È ovviamente molto più forte. È vero, quindi, sì. È difficile secondo me per Barkley riuscire a portare a termine. Una volta che la la seconda non lo so, vediamo. Un clinch alla. Queste sono buone mosse, perché fanno anche perdere l'ossigeno a magari uno come Storm. Sì. Fanno stancare. Sì, quello è vero. Quello è vero. Non permette una adeguata respirazione. Vabbè, qua. Punching ball a sto forno di Slagon viene messo giù. Veramente. Qui l'ha ucciso. Aiuto. Ancora continua. La cattiveria sportiva di Barkley. Mamma mia. Diciamo che sta mandando un messaggio a Slack. No, direi. No. Dinga bomb! Oh, l'ha preso, mamma ragazzi! Mia. C'è mamma lo schiamento! Mia. Uno! Due! No! No, incredibile! No. Mamma mia! Wow! Cioè, Slack era ancora in gioco! Cioè, non ci avrei messo un euro, sinceramente. Andiamo qui, uppercut! Cosa fa? Però Barkley, essendo più lungo. No, oh mio che dio! Fa mamma mia! Vabbè qui ragazzi! Cioè andiamo a casa! Questo Barkley è più in forma di tutti! Secondo me Storm starà rosicando, perché se vede un Barkley che vince nel suo show in questo modo. Chi se ne dislega quando che magari lo batte a Andrew Chamber, ok? Però. Sì. Però diciamo che Barkley è una bella minacciona, brutta spocca e cattiva. Ma Storm sotto diciamo. Rosica, perché lui pensa di essere il numero uno, veramente la bestia da battere, no? Quello sì. Più forte in assoluto, il distruttore. Beh, fino ad ora purtroppo fino ad ora ha avuto ragione. E sì, sparando sì. Con Barkley. Non vorrei che avesse puntato forse troppo in alto. Non lo so. Sinceramente. Beh, però ha avuto le palle, questo c'è da ammetterlo. Ti sei una spear così Barkley. No. Anche Slagon è l'uomo dei miracoli, però. Slagon è anche. Diciamo che sta l'uomo di ferro delle. Oh, sbagliano qui entrambi! Barkley ha rotto quel tiro con la clone e se la chiamò tutt'altro. Mamma mia, bad breaker. Aiuto. Comunque sia, dovesse finire il match. Qualunque fosse il risultato, io penso Slagon ne uscirebbe bene da questo incontro. Sì. Beh ragazzi, sta affrontando i due main eventer attualmente per ora di WrestleMania, quindi. Cioè, non è che sta affrontando due così tanto bene, E anche due più forti della E di certo non vuole essere lì a guardare gli altri che si menano, lui invece magari sul letto dell'ospedale. Sì, in effetti, vero. Vediamo qui. Spezza braccio! A casa sul Slagon. Forse guarda, però solamente meglio a casa sul duale. Oh, sbaglia qui Slagon, però. Mamma mia! Aia. Slagon, contro Barkley e contro Storm, queste manovre in corsa devi stare attento a farle. Diamo proprio un calcione qui, molto meglio questo. Deve diventare la GTS secondo me. Sbaglia però. Sta provando le manovre in corsa con gente più grossa di lui che lo può parare. Infatti guarda ancora. Parato l'inzio del kick. Calcione! No, lo prende! Neckbreaker stranissimo! Wow Slagon! Che si è inventato! Bravo! Però Barkley è. Capito? Un robot, cioè. Ciao. Pro Power Slam. Credo proprio di sì. Sì. Andiamo. Arriva adesso. Non ci credo. Non dimmi che prenderà questo. Ora deve andare al paletto. Era il momento giusto. Invece perde tempo secondo me. Questo era il momento giusto. Non dimmi che vuole. Gli vuole rompere la gamba. Buona idea questa, però. Sì, però va a stellare che. Ah dai! Uno, due. Qua Russo noi doveva andare al paletto, doveva tentare il tutto per tutto, invece qua ha perso l'attimo. Non lo so. E guarda Barkley. Oddio, mamma mia. Allora, contro questi atleti che quando stanno al suolo. Cioè tu devi tentare il tutto per tutto. Sì, in effetti. Il problema è però che se ti parano ti scatta un po'. Lo so, però guarda qua, secondo me deve ricominciare tutto da capo. Dopo la backdrop. Però qui ho capito, però sta mirando la gamba e potrebbe dare dei problemi a Barkley, però. Vediamo se continua. Però guarda Barkley, sempre lì pronto. Per più violentemente a colpire, mamma mia. Sì. Slagon però lo rialza, pugnazza. Mette sulla rissa, dai. Barkley ha detto, dai, fatti shoot.
l'abbiamo detto proprio così, però veramente più o meno, cioè... vediamo che fa, che fa no mm. Ho capito, lo mette in posizione. Hai capito? No, vuoi fare a costo costo, no sì. No, oddio, questi sono errori, però non... sono belle mosse, però attenzione a Barkley, potrebbe anche evitarle, eh. Vediamo Barkley, che tra l'altro è alto come ring, si può dire, più o meno costo. Vediamo. Costo, l'ha preso, mamma mia, l'ha preso, sì, Davide ha preso, mamma mia. Barkley si stava divincolando, evidentemente gli è rimasto il piede impigliato c'è lo schienamento. Vediamo, va lo schienamento. Uno, due, no. Solo due. Tra l'altro schienamento neanche proprio visto benissimo, che il corpo di Barkley e di Slay coprivano l'altro. Ma, però vabbè. Eh sì, però Davide, siamo giunti al momento della... No. La fine, no! Sbaglia qui. Mamma mia. Purtroppo l'Anaconda Vice è una mossa rischiosa, eh. E ti costringe a buttare l'avversario al suolo, e con grossi come Barkley e Storm è difficile. Ma sì, Barkley, soprattutto come Barkley, direi, perché Storm è grosso e tutto quanto avrà più basso. Quindi magari l'Anaconda Vice potrebbe aver successo. Aia. Però. Aia. Belli tu belli. Qua non dico che sia finita, però secondo me poco ci manca. Allora, è finita. Vediamo. Direi. Tra power slam. No, preso di sottomissione alla testa. Che fa? Fa qui. Bella. Mamma mia. È la posizione ideale. E invece Barkley rotolando all'esterno compie un gesto di grande furbizia, secondo me. Eh sì, si para le chiappe, diciamo la verità, sì. Però Slack col pugnazzo chiuso qui, non lo so se era una buona idea, uscire dal ring, sì, sì, all'esterno, non è stata la, la cosa più intelligente da fare Slack, sinceramente. Già, qui prova da dire, però ogni volta la vedi che sul ring c'è Slagon, c'è sempre intrattenimento, c'è poco da fare. Calcione, sì, vero. Per quello dico, secondo me la vittoria di Storm non è da dare al 100%, questa domenica. Questa fa male, questa fa veramente sì. Male. Lo butta all'interno. E vediamo il match, va in game over. Barkley si sente carico, sì. Pronto per vincere. Probabilmente penso proprio di sì. Infatti, come fa qui? Cerca di spaccarle la spina dorsale qui. E il costole. Non so se sia stato una no, invece è stato abbastanza intelligente, direi. Che Slagon è più di là che di qua, mamma mia. Slagon ci ha provato, però guarda qua la differenza. Quando ingrana Barkley è tutt'altra cosa. Eh sì, si mette veramente male. Vediamo. Pugno all'occhio! Pugno all'occhio però qui di Slagon, Bravo Slagon! Ce l'ho! Ricorsa! Boom! No. Ancora più forte, camminando! Vabbè. Uno, due, neanche così è andato. Non ci credo. No, oddio. Ce l'ha. Barkley dice di no. Finita. Un pugnazzo terrificante. E poi lo chiude. Guarda il braccio di Bart. Sono due teste di Slagon. Mamma mia. Vediamo, prova a reagire qui. Colpisce Slagon al costato. Furbescamente un calcio. Slagon non ce la fa più. Troppo coreografico. Mamma mia. Ciao. Slagon ci ha provato. È finito qui. Uno, due. No! Slagon tra tre giorni è un match della vita. È il match della vita, Sì, infatti. Il match che ti potremmo dare del main event. Invece, non lo sta buttando al cesso. Letteralmente con questa perché va bene, però non è oggi che devi dimostrare il tuo vero ego, cioè, ma sì, infatti, From Power Slam, ciao. Vediamo, però, ciao con l'accio di schienare qui. Vediamo. Uno, due e tre. No, ma perché? E qui Storm si è a ridere sotto i baffi, perché alla fine sì. Storm dice, vada Barkley, gli faccio più male così di me, che faccio meno fatica. Mamma mia, mamma mia. Uno, due e tre. Barkley, devo dire che ha rischiato molto, Sì. No, stavo dicendo, Slagon ha voluto rischiare più del dovuto. E non so se in vista di Elimination Chamber sia stata una buona idea, quella la sua, cioè.
in effetti. Vabbè, vedremo, vedremo. No, no. Barca invece, ricordiamolo che se ne starà a casa in panciolle a grattarsi, probabilmente. No. Beh, secondo me guarderà qualmente bene il match, il main event, sì, dai. Beh, sicuro. Mamma mia. E niente, quindi Barclay è in forma. Vedremo se però il nostro main event di WrestleMania sarà. Succede? Il pubblico conferma. Il pubblico non riusciamo a vedere, ma succede qualcosa. Succedono cose, come dici te. C'è Storm, c'è Storm che ancora sta secondo. Mamma mia. Cosa fa qui? No, Grand Shock Barker che è stato forse stava andando ad aiutare Slay e No, niente, con la bomba. Dice Barkley. Non è il momento. Non è is not the time, proprio negativo. Oddio. Vediamo cosa fa. La mette sull'Apron. La powerbomb lì? No. Forse? No. Sì. Sì, forse. No, Poi driver. Oddio. Mamma mia. All'esterno, cioè ragazzi, che botta. Qui sto il capo, Chi potrebbe aver regalato il titolo a Slay? Ma Slay lo colpisce! No, vabbè, dai, forse dai, Non può cedere! Sì, non è un match questo. L'arbitro tenta di vincolare i due, ma, cioè, almeno verbalmente, però. Sì, però Tommy si è appena spaccato il collo ancora. No, vabbè, ok. Boom! Aia! Cade male, slegano qua, Veramente. Cosa fa? No, cosa fa Storm? Oddio. Oddio! Oh! E poi con la forza del pensiero esce dal ring. Vabbè, dai, No, secondo me quando si è lanciato il si è lanciato tra le corde, sia sulla schiena di Slay. No! C'è proprio un placcaggio, come a dire, ti posso buttare giù, guarda. Oh mio Dio, cosa fa? Boom! Lariat. Siamo sicuri che Slack ci arriva a Elimination Chamber? Non perché, credo di no. Avrei i miei dubbi, sai. Rico! Boom! Mamma mia. Allucinante. Dai. Adesso va bene tutto. Slack, meno male che era all'esterno. Mamma mia, ragazzi. Una mattanza di quelle... cattive, direi... Mamma mia. Però Storm è stato un bastardo qua, un vigliacco anche, perché dai. Cioè, vai a colpire Stagon che alla fine era mezzo morto praticamente dal match. Cioè, vabbè, ma diciamo che Storm non è che è uno dei più... Non è un simpaticone, dai. Ecco appunto, infatti. Quindi, se può prendersi un vantaggio, lo fa. Vabbè, niente. Credo che siamo arrivati alla fine, quindi, con uno Storm festeggiante e festeggivo. È festivo, direi che è veramente tutto. Comunque Storm è pronto per questa domenica, Slagon non lo so. Vabbè, non lo so perché Davide, cioè Barclay e Slagon, guarda, sono ridotti veramente molto male. Ma Barclay va bene, che lui tanto lui ci ha menimento e me ne sti cavoli. Infatti, può recuperare Slagon, ok, non prendi i fagioli di Balzar, la vedo giù. Sì, comunque, devo andare filoni. Vabbè, dai, che molto bello. Appuntamento, ragazzi, e alla prossima, anzi ci vediamo direttamente a Elimination Chamber. Ciao! Cosa? Attenzione! Un messaggio di Rainer, di Mr. Money in the Bank. C'è proprio che bisogna essere affrontato. Sarà troppo tardi. Non capiamo di che... C'è un messaggio colossale che dovrà essere affrontato. C'è una... Non lo so... sta indirizzando il messaggio a qualcuno. Troppo tardi. Con queste immagini è tutto, amici. Vabbè, alla prossima.